Quali sono i fattori critici di successo nella gestione di una crisi da parte di un'organizzazione pubblica? È centrale il ruolo del leader, del public leader, che non è l'uomo solo al comando, ma è un networker, un soggetto in grado di gestire le risorse dell'organizzazione, ma anche di creare alleanze all'esterno nella gestione del bene comune. E inoltre parliamo di un'organizzazione resiliente, di un'organizzazione affidabile, di un'organizzazione flessibile, che si modifica al modificare dei bisogni interni ed esterni dell'organizzazione stessa. E quindi un'organizzazione in grado di generare fiducia, affidabilità nella popolazione. Queste sono le caratteristiche distintive di un'organizzazione pubblica che gestisce la crisi con successo.